tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Red Dead Redemption. Guardate che bello questo panorama. Non è una figata, è troppo mozzafiato. Comunque, oggi siamo qui per andare a completare questa parte della missione di che nessuno venga abbandonato. E poi dovremmo fare il culo all'irlandese. Let's go. Ora, siccome questo sembrerebbe essere un viaggio lunghetto, mi sa che ve lo taglio, giusto per mantenere il più corto possibile gli episodi, ma pregni comunque di accadimenti e di cose divertenti. Oh, qualcuno ha bisogno d'aiuto. Chi è che ha bisogno d'aiuto? Dove vai? Dove vai? Zia? 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 Perché stai correndo come un robot? E perché sei in mutande? Oh! Atizia! Mortacci tua! Ti devi fermare! Allora! Allora, parliamone. Cos'è successo? Guarda come gira. Sembra di aver catturato un pesce. Boink, boink. That ass though. Zia. Niente, è scappato. E se ne va nuda nel deserto. Fantastico. Io vorrei montare a cavallo. Dove stai andando? Vabbè, non sono riuscito a fermarmi in tempo per quell'avvenimento lì. Oh beh. Comunque ragazzi, come dicevo, se succede qualcosa vi avverto. Altrimenti ci vediamo più o meno dove c'è la zona della missione. Ah, tra poco. Ok ragazzi, eccoci qui. Siamo arrivati nella zona della missione. Odd Fellows Rest and the name of the game. Questo? Sì, Pete Turner lascia la fidanzata Alma Horlick. Ucciso da uno sparo il gennaio 1894. Non ballerà. Wait, what? Non ballerà più con le altre. Non è che l'ha ucciso la sua quasi moglie e il trauma le ha fatto dimenticare tutto. Boh, I don't know. Sarà la continuazione di qua? No, non c'è più niente. Sti cazzi. Andiamo da quel bastardo dell'irlandese. Certo che aiuto una signora. Salve. Come sta, signora? Boom. Non le sparare. Perché non le volevo sparare? Ok, la signorina è morta. Peccato. Li ho anche pagati per sbaglio, credo. Ma va bene, non è un problema. Ci rifacciamo dei soldi e delle munizioni, va. Saccheggiamo tutti i corpi. Oh yeah, tu cosa avevi? Munizioni per il revolver. Dove stai andando, Sylvester? Non mi abbandonare. Ok. E via che si va. Lo sapevo, appena ho visto che era un donna, lo sapevo che era un setup. Che bastarda. Siamo arrivati dall'irlandese, eh? Tutti lì dentro stanno.
Perché stanno tutti lì dentro dalle guardie, scusate? Non capisco, non comprendo. L'uomo è nato per soffrire. Eh? Ah no, sta dormendo, è da ubriaco. Certo, sei ubriaco. Where's that machine gun, Irish? Oh, Mr. Marston. I found you one. Found us one, Irish. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. Ottimo. I'm the guy that saved you from getting killed back there, and who you owe your life to, remember? Not really. Happens to me all the time. Lol. You don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. I wants to tell you how much you means to me, how special you is. Certo. I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. It's the whiskey, sir. E smetti di bere whisky, allora. It gives me the memory of a newborn babe, as innocent as can be. And it makes me violently angry. Shall we go look for that gun, sir? Yes. Let's do that. Ottimo. Come on, Dad. We'll find your precious gun. Your precious gun. Quanto è bella la parata irlandese. Gesù, è fantastica. Sali. Dai, bifolco. Yo, seguiamo l'irlandese. Ricordiamoci che ci ha quasi fatto uccidere, eh. Canta pure. At least somewhere stuck between fair and meddling. Well, you're gonna be stuck somewhere between dying and dead if you try to cross me again. It weren't like that at all, feller. The intentions were pure. I swear it on me poor mother. Certo. I just get a tad confused from time to time. Honest mistake. If there's any more confusion, I'll finish what your friends in Armadillo started. Jesus! You're an impatient bastard, aren't you? Where's the gun, Irish? I hear some miners been blabbing about a machine gun they found. Apparently, they got it stashed up at Gaptooth Breach. What do miners want with a machine gun? Shoot it at somebody, I suppose. Or sell it. I don't know. Never been down a mine in all my life. Sounds real fishy to me, Irish. I've just about had it with you and your games. You and Wes Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. Maybe if you were more cordial with folks, they might be better inclined to help you. I saved your life and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Not fair, Johnny. We should go around the side of Gaptooth so the miners don't see us coming. I still don't know what miners would want with a machine gun. Miners are always fighty bastards. Spend too long without daylight and doxies and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Only telling you what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun's heavier than sin. So how was I supposed to move it by myself last time? Two-faced little bastard. Stop. In effetti. Here we are. Let's stop here a moment to get a lie of the land. Ok, vediamo un po' com'è. Non dovrò mica seccarli tutti, vero? The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards use to haul out heavy ore. We, I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. Ottimo! I do it all myself, but the mines play havoc with me sciences. Sei allergico alla polvere miniera. A fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the mine shaft, and Irish, I strongly advise you don't run off this time. You're trespassing. State your business or move along. Oh, Dio. Bababam, bababam. Ecco la mia business card. Signori miei. Ok, troviamo il modo di entrare in miniera. Hanno dato l'allarme, vero? Sì. Oh, Gesù!
Uomo morto. Perfetto. Oh, bitch. Un altro morto qui. Io direi che ci copriamo. Magari ci copriamo meglio qua. Ah, l'entrata della miniera, fantastico. Oh, oh, oh. Attenzione, perché questo sarà bello. Allora, headshot, headshot, headshot e headshot. Oh! Ah, minatore, caro. Un altro morto. Prossimo. Ok, fantastico. Io direi di passare al Winchester a ripetizione, va. Let's go. Certo. Ah, allora c'è l'arma, eh. Uno le anda. Salve, quella è TNT. Sarebbe un problema se esplodesse. Quindi, di qua. Per il core si va di qua in realtà. Io posso spostare questo? No. Boom! Vediamo se questa funziona. Credo di aver sbagliato. Credo che questo non aiuti ad aprire la porta, ma aiuti a farmi saltare in aria. Perfetto. Ottimo, ottimo. Si vede che io sono proprio un uomo da miniera fatto e finito. Ehi, frattac. Stare molto calmo, eh. Oh yes. So good, boys. So good. Quindi possiamo salire qui su? Ok, ma non vedo come possa aiutarci ad entrare nel coso, quindi no. Saltiamo giù di qua. Yeah. Up. Allora, prossimo. Oh, ce ne sono due qua, eh. Credo che sia morto. Credo. Dai su, datemi il mio cazzo. La mia cazzo di Gatling Gun. Brutti bastardi. Qua non è ancora aperto. Con tutte queste esplosioni, oltretutto in miniera non è esattamente salutare, eh. Uno e due, quindi uno, due. Oh, bitch. So good. So good. Ragazzi, tanto non ce la fate. Guarda che hanno chiuso proprio per farti fare il percorso più lungo possibile, eh. Prossimo. Facciamo così? Perfetto. Direi che l'ho sistemato. Ah, questa gente. Questi minatori bifolchi. Due andati. Dove vai? Dove stai andando? Ispezioniamo il carrello. La Gatling, eccola lì.
Fantastico. È arrivato un secchio. E devo spingere il carrello. Ma ah, ok, stavo dicendo come lo spingo bene. Posso sparare mentre spingo il carrello? Madonna. Questo sarà proprio divertente, ragazzi. Let's go. Cazzo. Ci posso saltare dentro automaticamente quando raggiunge la velocità giusta? E come faccio? Eccola lì, eccola lì. Yes, siamo dentro. Che figata. Oh mio Dio. Oh yes. Però non è venuto nessuno a spararmi. Che palle. Sarebbe stato molto più figo se avessero mandato altri minatori a spararmi. I thought I'd be looking at your corpse being hauled up this lift. Load up and I'll engage the gears. Madonna se pesa. E su che si va. Fantastico. Salve. Questo stronzo, secondo me c'è qualcosa contro di noi. Vieni a darmi la mano. Oh, there she is. What a beautiful weapon. God's own gun, ain't that the truth? I got us a borrowed flatbed parked down below. Don't let go of her, she's a beast. Ottimo. Dai, dai, corri. Ok, lui è andato. Lui andrà molto presto. Boom. Bitch. Oh cazzo. Ottimo. Che figata. Oh mio Dio, è bellissimo. È il sogno di una vita che si avvera. Voglio farlo più spesso. Posso rigiocare questa missione? Let's go. A short wee ride now and we'll have this executive peacemaker delivered to Old West Dickens. Guarda, non ci ha dato neanche una mano a caricarlo. Just make sure it doesn't fall off on the way. Ottimo. Fantastico. Bene, bene, bene. Ok ragazzi, dopo aver completato questa super missione di massacro in miniera, io direi che possiamo concludere qui questo episodio. Fatemi sapere che ne pensate come sempre, i mi piace sono sempre molto utili perché vi fanno uscire i miei video sulla homepage, quindi potete sapere quando uscirà il nuovo episodio di Red Dead Redemption. E per il resto, ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del Let's Play. One win.